Ci troviamo alla libreria del Teatro Niccolini e vogliamo incontrare tanti autori insieme alle loro opere. Sasha Peruccini, Ciao. ciao, benvenuta alla libreria del Teatro Niccolini. Sono contento di scambiare due parole con te e vorrei che tu spiegassi anche a chi ci segue come nasce questo libro, come nasce questo titolo, perché questa immagine, il titolo soprattutto, è stato travagliato. Secondo me siamo arrivati a una perfezione. Tacchi e spilli, a spasso tra preconcetti e pregiudizi, non solo al femminile. Edizioni Mauro Pagliai, collana Passaparola, un libro agile però che è cresciuto in fase di editing, che nasce dallo spunto di alcune pagine su web, alcuni post su web, e che finisce per parlare, rivolgendosi e dedicandosi a un pubblico maschile, parla di molte questioni in realtà, della questione, chiamiamola, di genere, la questione del ruolo dell'oggi, del ruolo delle donne oggi, ma anche degli uomini, anche della società, delle vizi, delle perversioni, delle fissazioni di questa società così allo sbando, direi. Dici qualcosa. Allora, quando sono andata da Antonio, che Antonio mi ha detto che era pronto a pubblicare il libro, abbiamo iniziato a discutere del titolo, e in effetti il primo pezzo che faceva parte di questa raccolta si intitolava Le scarpe antistupro. Allora Antonio ha suggerito, dice, forse potremmo titolarlo Le scarpe antistupro. E in effetti mi sono resa conto che io parlo spesso delle scarpe in questo libro, perché a mio avviso la moda come fenomeno sociale, ma anche come ci vestiamo, ha un ruolo enorme nella creazione dell'identità e anche di come la società ci dà delle linee guida, no, per rappresentarsi. E le scarpe per le donne sono un punto cruciale, praticamente scarpe a spillo, non a spillo, le scarpe antistupro, sono tante metafore. E quindi sullo spunto di Antonio ho iniziato a riflettere su questo elemento, in particolare le scarpe, e sono arrivata alla conclusione che volevo avere le scarpe nel titolo, perché appunto nel libro occupano un discreto posto. Allora ho pensato a tacchi e spilli, dove gli spilli sono le microaggressioni che vengono subite o fatte spesso non solo da e con le donne, ma in generale, insomma, le microaggressioni, piccole punzecchiature durante la giornata, le piccole battutine, le piccole frasi dette, buttate là, che sono questi spilli che punzecchiano, e a volte, insomma, quando sono troppe punzecchiature diventa pesante fino poi ad arrivare anche all'abuso. Cos'è? Ci sono alcune cose che nel libro un po' emergono fra all'ombra, diciamo, di se stesse. Cioè, cos'è che nel discorso oggi, di un femminismo di oggi, di un atteggiamento verso la donna, sopporti meno e cosa invece sopporti di più? Ad esempio, a proposito di quote rosa, ad esempio, a proposito della festa della donna, a proposito di atteggiamenti più o meno La graditi parola femminismo apre un mondo, ci sono mille filoni, ci sono tante differenziazioni all'interno di come essere e come diciamo, farsi portavoce di queste tematiche di integrazione o di equality. A me una cosa che dà fastidio quando mi sono trovata a parlare ai tavoli politici, proprio operativamente politici, per esempio ai tempi da ministra, adesso è senatrice Pinotti, eccetera, anche che ha introdotto fatto splendidamente il l'introduzione libro, del libro, onorevole Pinotti, insieme al direttore di Commercio. Commercio Franco Marinoni, sì. Grazie. Una cosa che incito, insomma, spesso le donne, ma è una piccolezza, che quando ci siede ai tavoli politici a parlare di donne, il primo argomento che in genere viene trattato è donne e scuola, oppure donne e bambini. Invece bisogna proprio venire completamente, anche le donne, venire via da quest'idea che la donna è automaticamente associata alla maternità. Sasha Peruccini, ti ringrazio infinitamente, è Grazie stato a te, piacevolissimo. grazie a voi, grazie.